e adesso Harsh Fucking Reality. E io caldissimo, devo fare qualcosa, devo bere. Io stasera morirò, suderò tantissimo. Io mi sto patentando, Poldo, allora è il momento. Tra l'altro ho scoperto che c'è il launcher di Ispunto.io, che è la cosa più bella del mondo. Sigla! Guarda. Merda. I nostri giochi sono parodie della vita reale, non devono essere prese seriamente, o dovrebbero essere prese seriamente? Questa è un'ottima domanda. Vai, si inizia il giocus. Sarà a tema alieni? Secondo me è cacca, cioè cacca addosso. Merda, oggi avevo una cacca sul cruscotto e ho detto, stupida cacca di merda, sono un pazzo. Sono Monti, non ho letto, mi dispiace. Oh, comunque la grafica è migliorata rispetto a Community, It's a lie. Ogni giorno mi dico che è finita, ma è una bugia. No, sta triste. Fortunatamente ho Mike che mi tiene compagnia. Questo posto è un po' creepy. Ah, Mike è il cagnolino. Lui vive ovviamente in un campo di grano. Dopo che Sara è morta, ho visto delle strane luci nel cielo, come se mi stessero guardando. Ok, parla di non ha mai creduto che ci fosse roba fuori dal suo pianeta che potesse fargli visita. Ma adesso sono sicuro di una cosa. We are not alone. Bello, perfetto. A tema alieni, una delle cose che penso meno mi faccia paura. A We Are Not Alone Contact, mi ero perso questa. 100% il canemone, non ti permettere Mike, verrà protetto da me in prima persona. Vabbè, ma pure le cinematiche. Questo come è Spaventapasseri, non mi veniva il nome. Però minchia se è un bel drip. Ah, direttori esecutivi. Va che roba. Stiamo migliorando. Karim Musa? Perché c'è Karim Musa nel secondo? Io ho letto Karim Musa, vi giuro che ho letto Karim Musa. Sto impazzendo, l'ho letto davvero. Che vuol dire che Karim Musa è il produttore esecutivo di questo gioco? Tra l'altro un sacco di persone sono produttori esecutivi di questo gioco. Ah, è uno di quei giochi dove c'è la faccia di Yotobi. Ah, è il Patreon. Ok, è il Patreon. Vero, mi ricordo quella roba della sua faccia nei videogiochi. Ok. Cioè perché paga il Patreon. Ok. Shoutout a Yotobi che sta là dietro. Inizia così, pazzesco. F Mike. Mike! Ti amo! Devo abbassare la sensibilità del mouse. Che ogni volta che apro il menu... Ah, questo... Lo sento piano. Buonanotte, Mike! No, se ne va nella sua cuccetta. Ci è entrato molto male, Mike. Mike! Grande! Non ti fa investire, Mike, mi raccomando. E Mike c'ha pure... una ciotola di vermi, sembrano. Sono vermi? Non so cosa cazzo si stia mangiando Mike, però va bene. E la sbobba, questa è la tipica sbobba che ti danno nei film. Che paura! Ma perché, ma porca puttana, stavi dormendo, ma perché ti sei alzato? Dicevo, questa è la tipica sbobba che ti danno nei film militari. Sai quando c'è la tipica, quella donnona con il cucchiaio che ti fa nel piatto? Ecco, è quel tipo di sbobba. Mike, vai a dormire. Lo so, Mike, a nanna. Go sleep. Go fucking sleep. Cosa c'è di qua? Ok, dovrei farmi i cazzi miei decisamente. Fa un po'... è un po' creepy. Spero di notte non sia così creepy. Porta. Damn! Questa è la mia abitazione. Andiamo a vedere la mia abitazione. Cosa c'è nel frigorifero? Pattumiera? C'è qualcosa nella pattumiera? Sembrano dei barattoli di pesto. Ok, scusate, mi sto analizzando bene. Max Stove. Chissà da dove arrivano queste... Ok, sembrava stesse fluttuando, invece non sta fluttuando. Poop Killer, The Infinite Shit Jewels. No, sono i suoi videogiochi questi? Sono i videogiochi di Rafael? Eh sì, c'è Community! Quel gioco l'abbiamo giocato in live noi! Che fico! Oh, c'è pure la foto di un canetto, va bene, basta, mi sono scassato la minchia. Wow, damn, questa sembra deliziosa come foto. Va bene, ok, dai, arredamento casa superato.
Arredamento casa superato. Questo cos'è? Bagno? Sì, bagno. Gli effetti sonori sono terrificanti. Non lo so perché mi fanno paura, perché sono fatti male. Animals. Rivista da cesso. Ma chi è che va con la rivista nel cesso? Questa che è la camera da letto? Che cosa c'è in questa foto? Figa che vasca. Sì, non era male come vasca. Basta. Yo! Berro fronzo. No, dai, basta. Che cosa devo fare, però? Non mi è stato detto cosa devo fare. Mike! Fucking good boy, Mike! Andiamo di qua. Io non sento gli effetti sonori del gioco. Ci sono, ci sono. Dannati corvi non sono spaventati dello spaventapasseri. Che strano. Madonna, che velocità è partito, figa. Il nosso c'aveva. Mike, a nanna. Go sleep. Go sleep. Go sleep. Mike the best one. Sì, è ignobile come animale. Cioè, ignobilmente carino. Intendevo quello. Mike, sei incredibile, Mike. Ti voglio bene. E cosa devo fare, però? Non mi è stato detto. Oppure mi sono perso l'obiettivo. Sono stanco. Devo andare. Ah, devo andare a dormire, ok. Che fiche le nuvole. Sì, non sono male in realtà. Non è male come ambientazione. Buonanotte, vado a nanna. Buonanotte, buon nuit. Amimir. Dun dun dun. Dun dun dun. Dun dun dun. Madonna, Dio, ma mettitelo il lenzuolino. Poi con che lentezza si è sdraiato. Ha fatto una fatica di addominali per fare questo movimento. Grazie ad Andrea Messina per il secondo mese. Ciao bello, ci vediamo all'Etna Comics. Ci vediamo venerdì, io parto domani. Stanno arrivando i lieni, lo so, è arrivato il momento. Ma porco, ma così proprio? Ma questo effetto sonoro poi, io sono sicuro di averlo già sentito. Qualcuno ha acceso i lampioni. Cioè non pensi questa come prima cosa? Cioè non penso che la prima cosa che ti viene in mente è tipo ci sono gli alieni, magari è un tizio con una torcia. Con che lentezza si è alzato? Madonna, ma che fatica di addominali. Merda, questa volta è stato più intenso. Ma qua c'è l'effetto sonoro dell'erba, sto sul pavimento. Mike, che cazzo abbai? Mike? No, ragazzi, non fate male a Mike, io guardo da fuori. Oh, è una navicella, cella. Mike! Mike, torna dentro, Mike! Che cazzo fai là fuori, Mike? Raga, ha droppato dal battle bus qualcuno. Porca puttana, l'ho visto scendere. Mike! Posso uscire fuori? No. Se n'è andato. Mike! Torna dentro casa! Mike, porca puttana! Oh, si è aperta la porta. Non ho aperta io la porta, raga. Mike? Mike? Allora. No. Se faccio così, secondo me è il tipo nel grano. Alice, porca miseria! Ma starnutito, mi sono cagato addosso perché era un rumore tridimensionale nel mio cervello. È ovviamente nel grano. Ah, è veramente buio, ho bisogno della mia flashlight. Esatto, e chiudiamo pure la porta. Dov'è la flashlight? Flashlight, 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 flashlight. Flashlight, stava lampeggiando. Damn, se questa flashlight è forte. Mike, tutto bene? Fammi controllare con la luce. Merda, Mike, ma un po' d'arredamento, un cuscino, qualcosa di simile. Allora, è ovvio che ci sia qualcosa nel grano.
Mi cago addosso, raga, mi cago addosso, mi cago totalmente addosso. Me ne voglio andare via, 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 non c'è. Fa un po' caca, sì. Me ne vado a dormire, basta. Buonanotte. Questo orologio mi sento i suoni. Sento i suoni, devo togliere. Sto tutto cacato. Mo' arriva un tripode, eh? Il problema è quello, capi? Mike, devo andare là in mezzo, vero Mike? Mike? Allora, chat, cosa devo fare secondo voi? Cos'era la finestra? Niente, ragazzi, non rompete i coglioni. Andiamo. Non ho paura di voi. No, se mi salta in faccia qualcosa impazzisco. Me ne vado via. Basta. No, basta. Sono stato coraggioso abbastanza. Hai lasciato la porta aperta? No, mi è entrato in casa? No, se mi è entrato in casa impazzisco. No, non mi è entrato in casa. Ditemi che non mi è entrato in casa. Ho sentito un effetto. Mike, vieni dentro casa! No, non venire dentro casa. Ti proteggo io. Quella porta era chiusa prima, vero? Ti è entrato in casa. Va bene, stai in casa ovviamente. Bevo un po' d'acquetta, bevo un po' d'acquetta. Penso vada bene. Ciao, 888, grazie per il decimo mese, bello mio, bentornato. Minchia, 10 mesi, sono tanti. Comunque i fazzolettini vicino al comodino sono importanti. Dormita tattica con l'alieno sotto al tetto. Sì, 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 ovviamente. Poi questo riesce ad addormentarsi. Io non riesco ad addormentarmi nemmeno quando, che ne so, non so se domani piove o c'è il sole. Mike ha sbranato i alieni. No, Mike sta chill. Mike è un bravo ragazzo. Poi l'abbiamo visto, non ha fatto nulla agli alieni. Mike è un bravo ragazzo. Oh madonna, che paura. Mike sta dentro perché piove. Bravo Mike. Li ho già visti prima, ma non così vicini. Che cosa vogliono da me? Perché mi stanno guardando? Madonna, pare Science. You never believe in things. Non credi mai alle cose fino a quando non ti succedono. Mike secondo me si fuma le canne. Può essere, perché si stanno avvicinando e sento un'energia differente ogni giorno che passa. Non scapperò via, questa è casa mia. Vabbè, americano medio. Cioè, mo uscirà tipo la lupara o qualcosa di simile. Va bene, e ovviamente adesso succederà qualche cosa tipo... Buongiorno, sono ritornato a letto. Oggi piove. Giornata di pioggia. Mi faccio una doccia. No, fa schifo questa doccia. Che poi ho solo la vasca. Ah no, però ho il getto doccia là sopra. Dai, va bene, allora ok. Buongiorno America. E anche oggi Non ho mai visto i corvi sotto la pioggia. Sì, effettivamente, Mike. Madonna, Mike, tu sei il migliore. Posso accendere la luce da camera e del bagno? Si può accendere la luce? Godo! Vabbè, qua non si può fare. Però sì. Camera fatta. Sì, effettivamente è pieno di corvi. Di corvaglie. Stanno morendo i corvi. Aiuto! What the fuck was that? I must be going crazy. Sto impazzendo. Che cazzo è stato? Sto impazzendo. Sì, sto impazzendo. Sono morti i corvi. Sono morti tutti i corvi. What the hell, Mike? You fucking good boy. Mi metti sempre un sorriso sulla faccia, figlio di puttana. Cos'è stato? Go sleep. Bravo. Cos'è stato?
C'era una luce a destra della casa. No, era solo la pioggia. Sono morti i corvi, quindi, ma mi fa andare qua in mezzo? Brutta idea. Stupido corvo del cazzo. Madonna, che paura, perché c'è un vedo non vedo terribile. Ciao Mosby Guida, grazie del Prime. Cosa devo fare? Perdonatemi. Yo, Mike si mangia la sbobba. Mike, hai mancato la ciotola. Hello? Guarda, c'ho una paura. Alice, basta, ti prego, non starnutire. Non lo so, non lo fare. Mutati quando lo fai. Boh, che devo fare, chat? Faccio un'altra passeggiata qui sotto, non lo so. Mike, vieni qua. Proteggimi. Se vado di qua, che succede? Ah no, c'è un massimo dove posso andare. Mi sono perso. Vedo la casa però. Mike, ciao. Di qua non mi fa andare però. Ci sono sti corvi che stanno ancora scappando. Mike, vieni. Qua dove devo andare? No, qua non mi fa andare. E qua non mi fa andare. Chat, che cazzo devo fare? Devi andare a dormire. Ah, andiamo a dormire. No, non mi fa andare a dormire. Ma perché questo gioco non ti mette degli obiettivi o di qualcosa? Mike mi ha fatto cacca addosso. Sì, io non lo so, chat, non spengo mai la luce. C'è un altro lato sulla sinistra. Qui? Oh, merdoso. No, nemmeno qua mi fa andare. Allora, prima ha detto what the fuck was that? In basso a sinistra premi F. Sì, vabbè, chiami Mike se premi la F. Go sleep. Un giro della casa. L'abbiamo già fatta. Continuo a chiamare Mike imperterrito. E gioco, ti sei buggato? Dammi un segnale, non lo so, qualsiasi cosa. Ma qua mi fa andare però. Qua non dovrei andare, probabilmente. No, probabilmente lo sviluppatore non vuole che io vada qua, semplicemente. Sì. Non è che devi aspettare che arrivino gli alieni, boh? Allora, non credo. Secondo me si è buggato qualcosa, devo tipo riavviarlo? Go sleep. Vabbè. Così, allora... Chi è? Andiamo a vedere. L'UFO Van. No, ma non l'abbiamo chiamato noi. Mi sa che è arrivato qua a priori da sé. UFO Van! Sei terribile, fratello. Sei disgustoso. Ma c'hai dei piedini verdi. Che schifo. Ma stai messo proprio male. Ma pure la mano. Guarda, la tiene così. Mi vuole stringere la mano, però si chiama... Vabbè. Si chiama Alvin. Buongiorno, amico. Posso parlarti? Buongiorno, certo, che cosa hai bisogno? Perfetto, sono un ufologist e sto cercando segni e prove dell'esistenza degli alieni. Interessante, quindi sei nel posto giusto, mio amico. Amico mio. E sto osservando questa regione da mesi, molti avvistamenti di luci nel cielo, ma ieri ho visto una grande nave. Quindi era reale? L'ho vista pure io, stava davanti al mio campo di grano. Questo è incredibile, vogliono qualcosa da te. Ti stanno guardando per qualche ragione. Pensavo di stare impazzendo, che cosa intendo? No, che cosa vogliono da me?
ho perso mia moglie e ora vivo da solo col mio cane. Non ho nulla da offrire per loro. Ma non è Yotobi, ragazzi. Ma Yotobi non è nero, smettetelo. E se lo permetti, vorrei stare qui nel mio furgone per un po' di giorni. Prometto che non ti disturberò. Certo, andrà bene avere della compagnia. Grazie per aiutarmi. Ok, e adesso installerò delle videocamere che puntano il cielo e questa volta proverò l'esistenza degli alieni. Perfetto. Ciao, Yotobi! Non è Yotobi, ragazzi, non ci assomiglia per nulla, smettetela. Tra l'altro, guarda come si gira inquietantissimo, merda. Va bene. E ciao, Yotobi. Mike, tutto bene? Come va? Perfetto. Volevo... Scusate, ragazzi, dovevo sapere se Mike stava bene. Devo andare a nanna adesso? Sì. Ciao, Torello di Polcenigo. Grazie del Prime, caro. Si è spento il furgone o è una mia impressione? Ah no. Sta controllando cosa succede. Ah, è diventata notte improvvisa. Vai che switch. Bello però il cielo. Ma perché mi sveglio di notte? Ma vai a dormire a mezzanotte e vedi che non ti svegli a l'una del mattino. Che c'è, Alvin? Che succede? Mike, tutto a posto? Che succede? Alvin? Chiudo la porta di casa, chat, bravi, bravissimi. Le telecamere le ha messe ovunque, dite che l'ha messa pure vicino... No, raga, devo abbassare il volume. Che è stato sto rumore? Dite che sta pure... Dove è andato? Bella domanda. Bella, Mike, vieni qua. Allora, più che altro il figlio di puttana è un tipo che... Porco troia! Allora sei scemo! E allora sei un infinito coglione. Come ho fatto a non vedere un imbecille con una maglia verde con stampata sopra un alieno dentro il campo di grano con un cazzo di ombrello in mano? Ti ho spaventato, amico mio? E non eri nel furgone. Ho pensato che qualcosa ti fosse successo. E l'antenna nel furgone ha intercettato una vibrazione molto forte. Sono molto eccitato. E cosa se è una vibrazione malvagia? Intendo se ci vuole annientare americani. Non abbiamo modo per saperlo. La loro tecnologia è molto più avanzata della nostra. Arriveranno e non possiamo fermarli. Vabbè. Va bene. Ciao Jellyfish Odd, grazie del tier 1. Welcome. Punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram dei subs. Mike, tu tutto bene? Ma bravo, mangia la tua sbob. Ma che cazzo fai? Ma come cazzo mangi? Ma mangi col collo piegato verso di qua, Mike? Ma che problemi hai? Stai tutto storto. Vabbè, scusate, niente. Vivo da solo qua col mio cane. Ok, sarà difficile dormire stasera, ma almeno non sono da solo. Buonanotte. Andiamo a nanna. Ah, ma ancora non era andato a dormire. Ecco cosa è successo. Ma perché il cane non sta dentro? Perché è uno spirito selvaggio. Non puoi fermarlo dentro un'abitazione, capisci? Poto, ti ho fatto il regalino per l'anno. Grazie per l'anniversario, grazie di cuore. Grazie per il regalino, welcome. Mo mi sveglierò sicuro tipo 3 del mattino, qualcosa di simile. 3 e mezzo. 3:45. Merda, ragazzi, ho mangiato una piadina con salame e squacquerone e adesso penso solo al salame e allo squacquerone. Merda, ho famissimo. Che succede? Ah. Non riesco a dormire, vado a controllare Alvin. Dovrei chiudere la porta di casa, effettivamente. No, è andata via la corrente. Mike! Mike, entra subito dentro casa, figlio di puttana! No, la porta è chiusa. Mike! 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 Se ora mi risponde Sullivan impazzito. No. Mike! Ma non c'è niente. Scherzavo. Wow, damn. È tipo la metro A Roma. Ciao, Mike. No, se mi rapiscono Mike impazzisco. Mike, ma perché gli abbai? Sono...
Mike! Mike! Niente, il figlio di Troia... Il figlio di Troia fa il figlio di Troia. Non vuole... Dove è andato? Non c'è energia. Ma perché non mi fa uscire? Mike! Ah! Ora posso uscire? Mike, tutto bene? Sei vivo? Tutto a posto? Vabbè, Mike ha appena abbaiato a degli alieni e non si cura della cosa. Oh, piccione! È un corvo, scusatemi. Alvin? Oh, no! Si sono magnati Alvin! No! Dove devo andare? Da di qua. Caputtana, che cazzo era? Mi sono cacato addosso, ma mi salta in faccia? Non mi salta in faccia. È che non arrivano gli alieni in qualche modo. Ah! 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 Ce l'ho dietro! Ah! Ah! Porca puttana! Via! 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 Vai in casa! 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 Chiudi la porta! Chiudi la porta! Chiudi la porta! Chiudi la porta! Qui! Qui! Che cazzo è quella cosa? Ah! Cos'era quella foto? C'era una foto di un tizio così. Devo andare a controllare. Ma poi non sono entrato in quella stanza io. Che cazzo di stanza era? Ah, c'è un'altra stanza. Ma ti pare che l'avevo vista io? Io ho convinto di essere entrato in bagno. È case. Oh, ma porca puttana, l'ho visto di sfuggita. Va bene, e... ottimo, carino come easter egg, certo, entra pure nella scatola. Va bene, è stato interessante scoprirlo qua, adesso. Ok, vai. Devo fuggire da lui. Entra in casa, a quanto pare. Ok, vado. Porta chiusa. Non entra. Fregato. Scherzavo. Cosa devo fare? Non devo... Devo scappare nei campi? Fregatissimo. Sì, l'ho fregato alla grande. Tanto mi sveglio crouchato. Non so perché. Mi è passato sotto i piedi. Ok. Faccio un giro intorno alla casa. Così non mi prende. Così mi perde, così mi perde. No, non mi perde, non mi perde. Dove devo andare, raga? L'obnubilo? Lo posso obnubilare? Il furgone, bravi. Devo prendere il furgone. Ma poi perché passa attraverso i muri? Ma è un alieno, che cazzo ne so? Chiedilo alla Confederazione Spaziale. Quello che mi passa sotto i piedi è sempre una meraviglia. Vai, 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 vai. Sta musica d'alto è terribile. Hai zero survival skill, bro. Che ti devo dire? Furgone. Non è il furgone, non va! Il furgone non va! Boh, raga, che devo fare? Strano che la foto di Keiso non sfonda il pavimento, va bene. Che devo fare, chat? Allora, dentro casa mi piglia. Là mi piglia. Devi andare a dormire. Ma che non ha senso. Blocca la porta. Ma non ho il tempo materiale. Cioè, lui mi insegue. Ah, devo farlo prima. Vai a dormire. Boh, andiamo a dormire. La porta è chiusa. Gliel'ho chiusa in faccia. Allucinante. Ma non ha senso, dai. Ma come ha fatto a non prendermi se passa le pareti? Come potevo immaginare che dovevo andare a dormire? Ah. Dai, è un alieno, mi vede. Oddio, ma è scalzo. Come fate ad andare in giro scalzi, ragazzi? Usate delle Crocs al massimo.
Prova a sparargli, ma non c'ho un'arma. Come gli sparo? Gli sparo io. Sì. No, in casa è scomodo. No, ragazzi, in casa senza le scarpe, ma maleducati. E? Ce l'ho davanti? Scusatemi, non volevo ruttare. Non accendere la torcia. Non sto toccando niente. Puoi andartene via cortesemente? Porca puttana, è qua davanti. Mi ha visto. Madonna, che piedini, guarda. Scusate, non volevo fare un commento sui suoi piedini. Ordo 6 per 3, 18. 16? No, 18. Madonna, ma che devo fare? Non posso fare nulla? No, non posso cliccare niente. Sta passeggiando in giro per la casa. 6. 12 meno 4, 9. 8, scusa. Perdonami. 6 per 9, 39. Smettetela di farmi operazioni matematiche, sono in tensione. Mi ha trovato o sbaglio? Era piegato in avanti, stava così. No, non mi dire che ho sbagliato qualcosa. Ah no, sto bene. Sto bene, sto bene. Passato revoluto del verbo godere. E gosi? Godetti. No, qual è il passato? Alice! Qual è il passato remoto? Quello molto vecchio. Tipo, passato remoto di godere. Godetti? Godetti. Io godetti. Ah, no, mi sono perso il gioco. Spero che Mike stia bene. Mike! Mike! Vasoschi! Intanto accendiamo le luci. Ah, non c'è energia. Ecco di qui, amico mio. Meno male che non ti ha fatto niente. Dov'è? Ah, eccolo. Mike! It's all good! It's all good, Mike! Is everything okay, Mike? Mangi sempre storto, quindi va bene. Alvin! And the chipmunk sta bene, invece? Merda, Alvin sta sempre male. Sarà di nuovo là? E mo mi salta in faccia, sicuro, sono pronto. Mi è saltato in faccia tipo qua. Ok, non c'è nessuno. Prima mi è saltato in faccia molto prima, non era in questo punto preciso. Cioè qua era verso la casa, non mi era saltato. Mi hanno catturato e non so che cosa mi hanno fatto. Che cosa ti è successo? Ho sentito un buzzing molto forte, tipo un zzz, e poi una luce molto forte. E poi tutto è andato giù, nel senso, tutto si è spento. E non riesco a ricordare altro. Sono entrati in casa mia, li ho visti da vicino. Dannazioni, amico. Ho pensato di essere. Ho pensato che fossi morto. E per favore, ho bisogno di sdraiarmi. Posso venire dentro casa tua? Certo, e sdraiati nel divano, riposati. E poi usiamo il tuo van per andarcene da qua. Ho provato ad accendere il van, ma non funziona. E vogliono che restiamo qua. Alvin, che cazzo fai? Guarda là, con i suoi mocassini. Vieni dentro casa. E se fosse l'alieno? No, ragazzi, Alvin è un bravo ragazzo. Alvin è un bravo ragazzo, non è per nulla un alieno. La goccia è caduta. La pioggia non si ferma, è buono per il raccolto. Povero Alvin che si riposa. Ma metti un po' di carta. E non si sono mostrati da due giorni. Alvin sta male. Non so onestamente che cosa pensare. Ma metti un po' di carta nel divano che si sporca di sangue. Ogni tanto penso che ci stanno guardando come i ratti da laboratorio. Questa cosa mi fa arrabbiare, ma allo stesso tempo mi incuriosisce. Che cosa vogliono da noi? Ammazza Alvin. Ma perché dovrei ammazzare Alvin, chat? Ma che cosa t'ha fatto?
Solo perché è nero, ragazzi, questa cosa è estremamente razzista, quindi smettetela. Ah, se tornano mi preparerò per difendermi. Ragazzi, non è cattivo Alvin, è bravo. E se Poldo fosse in realtà Mike, cioè Alvin, non ho capito. Wow, sta barricando casa. Let's go. Barricamento casa. Così ci proteggiamo, quantomeno. Alvin e Steve Harvey, no, non credo. Ma povero Cristo, è stato rapito dagli alieni, sta tutto sanguinante e tu gli metti... Va bene, stasera volevo far vedere ad Alice World War Z e invece ci vedremo Science, ok? Ah, Alice ha approvato. Che carini. Pure Mike, che ha una zampa dentro al divano. E gli americani vincono. Tra l'altro, guarda come sta tutto annichilito. Sto guardando nel nulla. No, c'ho il pistolone. Cioè, no, vabbè, questa frase decontestualizzata potrebbe essere terrificante. No, intendevo, ho una pistola. Guarda che bella i pori dalla pelle. Alvin, sei morto. No, dai, non ti sparo. Tutto bene, brother? Guarda che chiaroscuro. Guarda che illuminazione di Rembrandt sul suo viso. Tanta roba. Allora, vediamo, abbiamo barricato bene casa. Bene, ci sono le assi di legno, proprio come su Science. Non c'è energia ancora. Ah, stiamo usando le candele. Ho le munizioni nel mio armadio. Penso sia qua l'armadio. Ah no, questo armadio, scusate. Mike che fa la nanna lì, bravo Mike. Armadio. Ok, R per aprire il caricatore. E per ricaricare, magnifico. Si spara un po' di motherfucking aliens. Alvin. And... No, ragazzi. Stava qua fino a 2 secondi fa. Dove cazzo è andato? Lo devo ammazzare. Sì, lo ammazzo. È evidentemente cattivo. Si è spostato. Mike. Mi ha sentito. Tutto bene? Sei buono? Oh, guarda quel lampario là sopra. Incredibile. Tutto bene, brother? Madonna, sta tutto schiacciato. Purello, che cazzo gli è capitato? Non posso uscire di casa, però. Sparo. Non posso sparare. Cosa devo fare? Devo andare a nanna? No, nanna non posso andare. Bagno? Mi faccio una bella vasca da bagno? No. Alvin, tu hai idea di cosa devo fare? Sento un suono. No, stanno arrivando. They are coming. Stanno arrivando. Non puoi caricare altri colpi. No, sono al massimo. Sono al massimo. Rubagli il portafoglio. Ragazzi, siete dei mostri. In questa situazione dovrei derubarlo. Ragazzi, no. Per cortesia, no. Hai ricaricato solo un colpo. Siete sicuri? Oh mio Dio. Puttana, è fortissimo. Ma dove sono? Alvin, tu vedi qualcosa? Boh. Chat, non so cosa succede. No, stanno entrando. E che scena la Sergio Leone? Dove sono? Eccoli. No, questa scena è incredibile. Alla incontri ravvicinati del terzo tipo. Che rumore fastidioso. Non ce la fa. Ho barricato troppo bene casa. Scherzavo. Alvin, togliti da là. Alvin. Alvin, scappa. Sei in tempo, sta camminando lentissimo. Alvin, muoviti. Alvin, sei in tempo per scappare. Che scena patetica, se posso dire. Una delle morti...
devo ricaricare la pistola, ragazzi. Porca puttana, non c'ho... Non c'ho il tempo di ricaricare l'arma, bro. Imbecille! C'è un cretino, sei un babbè, un babbalucco. Ah, ma devo cliccare il tastino. Dai! Dai! Che scena incredibile! Che scena high endurance! Merda! Sono idiota, mi sono bloccato con la sedia, porca puttana. Va bene, ora sappiamo come si fa. Ora non ci prende. Ma quanti ce ne vogliono per ammazzare questo cristiano? Ho finito i colpi. Ragazzi, non ce la posso fare. Ma se provo a scappare fuori? Bravi, 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 prova a scappare fuori. Ok. Ma perché prima non è morto con quei colpi? Damn. Nice booty. Che palle questa meccanica di caricare i colpi. Alvin! L'ho fatto scappare. Mio Dio, ragazzi, Alvin è morto. Alvin, potevi sopravvivere. Che paura, Mike. Mike, vieni qua. Mike, no, vieni qui. Mike! E si è bloccata. Mike! Ragazzo, dove sei andato? Mike? Porca puttana, Mike. Mike? 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 C'è sempre un jumpscare a questo punto. Ok. Mike! No! No! No, Mike, no! No! Dove? Ah! L'ho mancato! Sono due! Ho finito i colpi. Dovevo scappare dentro casa, invece mi sono fatto fregare. Madonna, ragazzi, vi ammazzo tutti. Fortunatamente sono più lenti. Pure io, a quanto pare, in realtà. Ok, ok, ok. Raga, per Mike. For Mike. Questo è per Mike. Figli della merda. Avete ammazzato il mio cane. Io ora ammazzerò... Non lo so se avete animali domestici. Penso tipo... Bombe spaziali. Oh, non crepano comunque. Allucinante. Oh, crepati crepati. Guarda là che roba. Morto. Minchia quanto ci vuole per ammazzare questi cosi. Ok.
Madonna e Dio. Cretino. Mike! 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 No, ce l'ho in braccio. No, che cosa terribile, ragazzi. Sto gioco... Odio Mike. Odio Mike. Odio Mike. Cioè, odio il gioco, non odio Mike. Amo Mike, scusatemi. Ti metto vicino al fuoco. Questo non era lì prima. Vabbè, non importa. Metti Mike... No, oh Mike. Sto piangendo. Mike deve avere un medikit da qualche parte. Scusi, signore, non le volevo dare disturbo. Ah, medikit, eccolo. Mi ricordavo di averlo visto. Mike. Adesso mi vendicherò. Datemi un fucile e li faccio fuori tutti. Non una pistola con un tempo di ricarica lenti. No, ragazzi, che scena orribile. Mi dispiace, amico. Non ho potuto proteggerti. Dai, sta bene, l'hai medicato. You're my only friend. Sei il mio solo amico, lo sai, non abbandonarmi. Ti racconterò una storia. C'era una volta un uomo solitario che non aveva amici. No. Dopo ha trovato un cane abbandonato che vagava per le strade da solo. Ha adottato il cane e ha ottenuto una nuova opportunità per vivere, una nuova ragione per sorridere di nuovo. No, sto per piangere sul serio. Sei fantastico, ragazzo, ti amo. Mike. No. Mi dispiace, Mike, ti vendicherò, amico mio. Figli di Troia, andatemi una cazzo di pistola e li ammazzerò tutti. Ecco, vedi? Questa è la fine che farete, figli di puttana. Questo è quello che gli farò, questo è quello che gli farò. John Wick, ragazzi. John Wick, vai che macello che c'è. Alvin, tra l'altro, non gli ho fatto una tomba. È stato piaciuta questa roba, non mi ha fatto un cazzo di Alvin, poverino. Va bene, vado a dormire, penso. Madonna, raga, adesso è finita per loro. No, è tornato a fumare. Alone again. This is the cycle of life. Di nuovo da solo, questo è il ciclo della vita. I'm sure they'll come back tonight. Sono sicuro che torneranno stanotte. Non vogliono darsela vinta. Arrendersi. I have nothing left to lose. Non ho nulla da perdere, rimasto. E ucciderò tutti. Oppure morirò. Merda, ragazzi, John Wick, adesso faccio un casino. Adesso faccio un macello, ora li ammazzo tutti, non c'è altra alternativa. Non c'è altra alternativa, ragazzi, ora li croppo tutti quanti. Ora li ammazzo tutti, non posso più chiamare Mike. Che pezzo di merda. No, ma... Ma così dal nulla, ma poi non ho la pistola, perdonami. Ah. Scusate, non avevo la pistola. Questa volta è uno solo? Scusami, bro, ci metto un po' e che devo ricaricare la pistola. Non è che ti voglio far aspettare robe simili, lo sai, eh? Cioè, per me va bene. Ok, lo sto mirando in testa, amici. Ok, 5 colpi in testa? No, 4 colpi in testa. You fucking stupid. No, finiamo di ricaricare la gun, per cortesia, che poi ci troviamo sempre senza proiettili. Oh, comunque questi qua infilzati qua danno un ben scenario, un ottimo scenario. Per Mike, ragazzi, per Mike. Per Mike. Ce ne sicuro altri da qualche parte. Ce ne sono altri, sicuro. Non ce ne sono altri.
Allora, questo è il momento del gioco in cui io mi farò coraggio e vendicherò Mike, a costo che si tratti di arrivare all'interno del maledetto universo per ammazzarli tutti. Dove devo andare, perdonami? Non è che ce li ho in camera, no? Chat, che devo fare? Dentro il van? Nel van non mi fa entrare. Non mi fa entrare. Lì non mi fa entrare. Proviamo a ritornare qua. Paura che me ne salta uno in faccia. Sono sudatissimo, chat. Ho bisogno di un attimo di pausa. Sono troppo sudato. Impicca l'alieno morto. Dietro casa. Dietro casa ce n'è uno? Non ho notato nulla dietro casa. Torna a casa. Io ci vado, non mi interessa. Fammi entrare lì dentro, dammi una scala. Lo faccio per Mike. Non me ne fotte una sega, io entro. Per Mike. Ho la potenza di John Wick perché mi hanno ucciso il cane. Fammi entrare. Oh cazzo, mi sta facendo entrare davvero. Ah, sono stato saturizzato. Grazie a Fede per il sesto mese, a Cricco per il secondo, a Red Mirror per il quarto e a Reverie per il Prime. Siamo dentro la navicella, raga. Siamo dentro la navicella. Siamo fucking inside the navicella. Ok. È tipo una fabbrica. Merda, che cos'è questo posto? Non so, secondo me è l'accento palermitano. Una scala. Cioè, ma questi sono dei mega alieni e usano le scale. Oh mio Dio. Sono cadaveri? Sì. Carta. Ho una carta. La vado a far gradare. Permesso. Interagisci. Okay. Premi control e nasconditi. Ok. Mi sono nascosto! Dovevo nascondermi in quel momento. Scusate, il gioco non è stato molto specifico. Non mi ha detto vatti a nascondere adesso. Mi ha detto nasconditi, cioè, vai. Mi devo nascondere qua, evidentemente. Non vedo un cazzo, vedo una sega. Nemmeno lui mi vede? Scipione. Aia, mi fa male control, non riesco più a tenere premuto control. Se n'è andato? Quando esce il non free stufato? Ma a settembre esce. Me ne fubbi andato. Aiuto. Mi nascosi. Mi fui nascosto. Mi spaventai. Mi fui molto in ansia, mi fui. Poldo veloce a 5x8. 38? No. 5x8. Quaranta. Devo andare, perdono.
Quan. Tutto bene? Vediamo dove va. Oh cazzo. Viene di qua. Scusatemi, mi sono lasciato prendere dallo spritz. Dallo spritz. Allora, qua ci sono 7x8, 48. You stupid. Mo si ferma là. E io lo outcome. Ci siamo, eh? Cos'è questa? Sto premendo E! Ok, è stato lentissimo nel fare questa animazione, però sì. Devo ricaricare? Non mi fa ricaricare. Ah, e adesso... Madda! Ma è pieno di navicelle! Ma che... Ma dove siamo? È tipo... l'Umbria? Non lo so. Beh, però c'è un bel cielo. Adesso non ho più paura di voi, figli di Troia. Adesso potete farmi una pipa. Adesso, scusate, devo usare la voce da cattivo. Adesso potete farmi. No, questa non è una voce da cattivo, scusate. È tipo... Adesso siete nella merda. Dai, penso che un colpo basti. Sì, bastava un colpo. Tutto bene, signore? Tutto ok? No, ma guarda quale poltiglie di cane. Poldo usa la pistola, è molto efficace. Sì, ammetto che funziona. Non è male. What the fuck is this? C'è qualcuno qui? Hello? Mio Dio, che cosa sono? Che cosa stanno facendo? Damn, stanno facendo esperimenti sugli umani, gli alieni. Damn. Questo è Alvin? No, non è Alvin. Mike! No, Mike! Com'è possibile? Sei morto tra le mie braccia. Mike! Allora, chat. Dobbiamo riportare Mike a terra. Cos'è questo? Drain capsule. Ma l'hanno riportato in vita? Se sono l'hanno riportato in vita, sono stati bravi gli alieni. Lo hanno clonato. Ma non l'avevi sepolto? Mi sa che l'hanno clonato, può essere. Allora, se lo hanno clonato, bad shit. Really bad shit. Il subgoal non c'è. Sì, c'è, solo che non è messo online adesso. Mike, sta respirando, tipo... Che paura che mi hai fatto, cornuto. 2, 3, 4, 5, 6. Finito i proiettili. Allora, mi serve un solo colpo. Non devo sbagliare. Muori, figlio di puttana. Oh, l'ha detto anche il gioco. Muori, bastardo. La ricarico nel dubbio. Mike, vieni qui, boy. Let's go home.
Dove? Di qua? Penso di sì. Space capsule. Madonna, fammi vedere qua. Merda. Che paura, le porte che si chiudono. Cosa sono sti simboli qua sopra? Sono quei Pokémon tipo... Vabbè, me ne vado via. Disse mentre era una navicella in mezzo all'universo. Sì, effettivamente. Capsula tipo mega spazio. Ok. La grafica del gioco è una merda, però... Questa scena è incredibile. Damn, è stato folle. Non pensavo di riuscire a scappare. Madonna, Dio. E poi entra la capsula e rovina tutto. Togliti. Sono contento che tu sia tornato, Mike. Non so cosa avrei fatto senza di te. No, raga, che bello il good ending. Voglio solo andare a casa, rimettere in sesto la mia vita e spero non vengano di nuovo a cercarmi. Hanno usato le sfere del drago per rianimarlo, cazzo. Dite che Mike è un alieno? No, non penso. Sono degli Anon, si possono tradurre se ci dai un attimo. Fuck, magari dopo vediamo la clip. We are back. Good ending. Non so se ci sono altri finali, perché è molto pilotato il gioco. Mi si è bloccato? No, penso sia una cutscene e basta. Ok. Siamo noi che siamo tornati a casa, credo. Ah, eccolo qua. No, no, ci siamo fatti la recinzione. Sapevo che non mi avrebbero lasciato solo. Non mollano mai. Sta sempre triste lui. E ti prometto che nessuno ti farà mai più del male, Mike. E mi sacrificherò io per proteggerti. Mike è vivo! Gioco finito! Tutto bene, good ending! Ogni notte vengono, ma è ok. Ho molte munizioni. Ha un fucile adesso. Innanzitutto chiudere il portone, che è la parte principale. Eccoli, sono tornati. Parcheggiano sempre nello stesso punto, è allucinante. Non è Mike, è il clone di Mike. Infatti mo c'è il plot twist, vediamo. Sicuro c'è un plot twist. No, vabbè, sigaretta buttata a terra. Tarantino. Spenta con questo piedone di... Ok. Bah, raga, onestamente... Ok. Onestamente, ok. Allora, è un gioco di Rafael, quindi dal punto di vista grafico sappiamo già quello che ci troviamo davanti, e anche dal punto di vista interazione e di trama. Però non lo so, dai, io me lo son goduto per quello tutto sommato. E allora, tenendo in mente che è un gioco della 616 Games, se tieni in mente questa roba te lo godi, secondo me. Poi è uscito 10 giorni fa, quindi ci sta, ce lo siamo portati a casa in tempo. L'importante è che Mike è vivo, io sono felice. Comunque, se avete dei giochi da consigliarmi per Arch Reality, scrivetemeli su Instagram, che quella è la parte più importante, che tipo questo qua mi è stato consigliato da un ragazzo.